Sono proprio felice. In queste tre semplici parole, sussurrate alla mamma in questi giorni, è racchiusa la storia del piccolo Samuele, 5 anni, nato in Liguria, papà salernitano e tifoso della Salernitana, che ha trasmesso la sua fede al figlioletto. La vita di Samuele e quella dei suoi genitori dallo scorso dicembre è stata stravolta perché improvvisamente un avversario sotto forma di malattia gli si è parato davanti. Da quel momento, però, il piccolo Samuele ha iniziato a lottare come un leone, come i supereroi dei cartoni, e dal suo fianco in modo spontaneo ha trovato compagni di squadra forti, dirigenti, tecnici e calciatori della Salernitana, la sua squadra del cuore, e di tifosi granata, quelli della nuova guardia, della curva sul Siberiano, tutti sempre pronti ad incoraggiarlo in ogni attimo, in ogni momento. Il suo giorno speciale lo vivrà proprio oggi. In vacanza in città, la Salernitana ha chiesto a Samuele di accompagnare la squadra a centrocampo prima della partita. E poi Samuele andrà dritto in curva a lanciare i cori della Sud, quelli che conosce a memoria e che in queste ore canta a ripetizione ai suoi genitori. Così Samuele si fa forza per vincere la sua partita, quella più importante. Il bambino ha 5 anni e a dicembre gli è stata riscontrata la leucemia linfoblastica acuta. Io sono di Salerno, però sono 28 anni che abito in Liguria. Il bambino è nato su in Liguria, perciò è ligure, però è tifoso come il suo papà della Salernitana. Si tifa solo Salernitana? Sì, Salernitana. Salernitana e Italia. Lui dice così, Salernitana e Italia. Quindi i regali preferiti sono la maglia da gioco dei calciatori, il pallone della Salernitana? Sì, in effetti è stato omaggiato quando abbiamo conosciuto la squadra a Chiavari, del pallone autografato da tutti i calciatori. Dalla maglia di Donnarumma al pantalone di Minala. Lui ogni volta, papi, che giorno è oggi? Sabato, gioca la Salernitana, gli dobbiamo mandare il video a Sasà, a Vallone, che lui dopo un attimo gira subito in chat dello staff, dove tutti i calciatori vedono il suo videomessaggio, e non c'è sabato che non manchi il videomessaggio. Ecco, la Salernitana è molto vicina, i salernitani sono molto vicini, i tifosi della Curva Sud, della Nuova Guardia, Mino Caputo, stanno, come dire, combattendo insieme a voi, insieme ai genitori. Certo, noi abbiamo conosciuto l'altra sera una delegazione con Mimmo Caputo, Gianluca Bonavita, che sono venuti al ristorante a sorpresa e hanno omaggiato il bambino di una sciarpa e dei gadget della Salernitana, facendo sì che poi, mettendoci d'accordo, se tutto ci verrà permesso, di portare il bambino in curva all'inizio, prima della partita. Il bambino andrà in campo con i calciatori, farà il suo ingresso con i calciatori, col capitano della Ternana, però vestito rigorosamente con la maglietta della Salernitana. Lui ora sta bene. Abbiamo passato un periodaccio, purtroppo la malattia è quello che è. Ripeto, stando vicino anche persone strane, a parte la famiglia, il bambino ne è venuto fuori alla grande. Noi abbiamo passato un periodo bruttissimo e, ti ripeto, la società, come ha saputo che il bambino stava male, ha inviato, tutti i giocatori erano in ferie, hanno iniziato a inviare videomessaggi direttamente a lui, direttamente, come anche quando ha fatto il compleanno. Lui era in chemioterapia, ricoverato in ospedale, e in fase di allenamento, finito l'allenamento, hanno fatto un video messaggio cantandogli la canzone di tanti auguri e poi inviandogli un regalo. Sta aiutando naturalmente anche il bambino, gli dà più forza, no, per affrontare questo momento. Sicuramente sì, sicuramente sì. Lo sport è un qualcosa di, per i bimbi, è un qualcosa di fenomenale, è una marcia in più, è, come dire, la parola è brutta a dire, è la chemioterapia per il loro stato d'animo, è il salvavita, lo sport è un salvavita per loro, perché devono comunque nella malattia aggrapparsi a qualcosa, e lui si è aggrappato alla Salernitana, come la Salernitana si è aggrappata a lui.